col sole davanti, non so se è partito. È partito. Ciao ragazzi, rieccoli, bentornati, bentrovati sul canale, bentornati e bentrovati in questo nuovo video. Sono partito con questa luce abbagliante, quindi niente, non capivo se era iniziato il tutto oppure no. Bentornati nel mio ufficio, perché ormai di questo ormai abbiamo capito trattarsi. E oggi vi faccio un video tag in attesa di un altro video tag che arriverà, un tic tac tag come si diceva, vero Alice? Sarà un tag insomma carino, divertente, fatto da me e da Alice, che è peraltro colei la quale andrò taggando in questo video, di cui non mi ricordo il titolo onestamente. L'avevo visto su un canale X sperso tra tutti gli altri che ho seguito. Ovviamente, come sapete, seguo spessissimo YouTube sul in macchina, come fosse un podcast, perché i podcast tendo a non seguirli, per quanto Alice le faccia di prestigiosi. È una cosa che ancora non ho sperimentato, diciamo. Ultimamente sto iniziando con gli audiolibri sempre in macchina, proprio perché giustamente ho tempo, quindi posso fare varie cose. E quindi ho visto questo video, mi è piaciuto un sacco, non mi ricordo sul canale di chi, taggo Alice Cavazzuti, poi vi lascio in info box tutte le informazioni, laddove mi dovessi dimenticare, insomma Alice Cavazzuti, abbastanza facile, si chiama così lei il canale tutti quanti. Tra l'altro ci ho pure fatto una figlia, senza averne memoria, ma pare che insomma abbiamo anche figli condivisi. Bene, quindi taggata lei, andate a trovarla, questo è un po' anche il pretesto per dirvi andate a trovarla, appena aperto un canale ci voleva, mancava Alice su YouTube. Seguitela, poi mi darete ragione, insomma. E quindi a posto, saluto anche Eugenio, perché insomma, ecco, giustamente non solo la prole, ma anche la prole autoconclusiva, e abbiamo salutato tutti. Bene, io ho un foglietto misero, triste, le domande sono ancora più stringate del solito, perché ho scritto magari una parola per definire una domanda che peraltro erano anche abbastanza lunghe, quindi cerco di ricapitolare il tutto. Nel frattempo la voce e la salute sono quello che sono sempre state, insomma, abbastanza insignificanti, quindi dico, proseguiamo su questa linea. Allora, prima domanda, il libro che hai attualmente sul comodino. Attualmente sul comodino ho l'ultimo libro, non è vero, un libro di Stephen King, che è La metà oscura. Metà oscura che mi sta piacendo un sacco, sono a un quarto più o meno della lettura e... Voi sapete che con King ho sempre avuto un rapporto di tanto amore e di poco odio, fondamentalmente, e il poco odio è spesso può essere un pochino troppo prolisso in alcuni libri, tra cui per esempio L'incendiaria, per dirne uno su tutti rispetto a quelli che ho letto, e talvolta sui finali che magari sono stati un pochino abbozzati, penso ad Amaki, penso... Però nel complesso è un autore che mi è sempre piaciuto e ultimamente lo sto apprezzando ancora di più, insomma, con La metà oscura mi si è riaccesa una fiamma mai sopita, peraltro, rispetto al nostro caro amico zio. Ne sto parlando ultimamente con Alice, con Gisella, insomma, grandi fan di King, e quindi insomma un autore come si deve. King, questo King ce l'avevo in libreria da un sacco di tempo, è stato un libro che avevo comprato prima di trasferirmi, quindi saranno 5 anni fa più o meno, ed è rimasto sempre lì nella sua brava mensolina e in attesa di cose. Però lo associo proprio al trasloco, insomma, quando sono venuto a vivere qui sul lago, e era tra i libri che mi ero portato, insomma. Ed è rimasto lì a guardarmi da questa mezzoletta e niente, adesso finalmente, tra l'altro in cucina, perché quando mi sono trasferito avevo messo parte dei libri su questa mensola in cucina, ed era lì che mi guardava, adesso è in lettura, mi sta piacendo un sacco, e tra l'altro poi non vedo l'ora di leggere Cose preziose, perché da quello che ho capito non è un sequel, ma viene dopo, temporalmente viene dopo, e Cose preziose rispetto alla metà oscura, e Cose preziose è un libro che vorrei leggere, mi ispira insomma da parecchio e che quindi vorrei leggere. Poi, seconda domanda, ultimo libro letto. Allora, ultimo libro letto, ultimo libro letto è stato Gatto e Topo. Quello è stato proprio l'ultimo libro letto di Patterson, perché poi nel frattempo ce n'era uno in mezzo che ho abbandonato, ho skimmato in realtà, però c'è un'altra domanda, quindi ne parliamo dopo. Quindi assolutamente Gatto e Topo, di un autore che non avevo mai letto nel genere thriller, per il quale è diventato comunque popolare. Ha scritto tipo 30 libri, 40 libri thriller, e poi si è avventurato un po' nel genere drammatico. Io avevo letto due libri di Hardy Suzanne e...
un altro che non mi ricordo mai il titolo, libri molto belli, sono dei drammatici particolari, insomma, con venature, con venature romance, mettiamola così, però sono prevalentemente dei drammatici, molto belli, e l'ho scoperto come autore molto piacevole, insomma, sono letture velocissime, una penna fantastica, dritta, veloce, accattivante, bellissimo, delinea i personaggi in una maniera favolosa, strepitoso. Poi questo, farmi vedere, il parcheggetto, vedete, scritto dietro, è una mestizia tutto quello che state vedendo, inarrivabile. Dunque, se potessi incontrare, chiedeva un autore, calcolate che io la domanda l'ho riassunta come myth author, ecco, per capire. Se dovessi incontrare un autore, se potessi incontrare un autore, vivo o morto, quale sarebbe e che cosa gli chiederesti? Dunque, se potessi incontrare un autore in questo momento storico che sto vivendo, King, perché mi è ritornata questa fascinazione rispetto a King, rispetto per esempio, adesso sono anni che lo dico in realtà, però quest'anno mi sa che lo faccio, cioè l'anno prossimo, vorrei leggere It, insomma, mi sto dando l'opportunità di dividerlo magari in 3-4, sono 1200 pagine, voi sapete cosa penso io dei mattonazzi, i cosiddetti mattonazzi, insomma, magari dividendolo in, no, tre, come fosse una trilogia, è come legge tre libri da 400 pagine, insomma, ecco, quindi vorrei un attimino capire, poi magari mi piace da morire, mi ci butto fino in fondo. Quindi direi King, sì, quindi lo dico, perché direi, lo dico, insomma, no? E quindi dico King e dico, e cosa gli chiederei? Ma gli chiederei, in realtà la domanda c'è, ed è la domanda che mi immagino tutti vogliano fare a King, a parte il nome dello spacciatore del tempo, gioco, ovviamente. Il suo immaginario da dove deriva, cioè per arrivare a scrivere così tante storie, perché King è uno degli autori più prolifici di sempre e ha creato di quelle storie, di quegli immaginari talmente potenti, talmente assoluti, che uno dice magari ne scrive 1, 2, 3, 4 storie così potenti, poi tutte le altre storielle, no, una più forte dell'altra, perché lui ha partorito Misery, ha partorito Cujo, ha partorito l'incendiari, ha partorito Kerry, e poi è arrivato a inventarsi mondi alternativi di Revival, poi la metà oscura, It, personaggi che sono entrati proprio nel mito, nella leggenda, Cujo, non so se già l'ho detto, insomma, tutti questi personaggi che estremamente affascinanti ed estremamente potenti dal punto di vista immaginifico, che mi piacerebbe capire da dove caspita Raola li ha partoriti. Quindi sì, direi King. Poi ci sono altri autori che mi piacerebbe incontrare, ce ne sono tanti, i miei autori storici ovviamente, quelli che seguo da sempre, però al momento decisamente direi King. Un libro, la 4, un libro che sareste sorpresi di trovare nella mia libreria. Dunque, qua ci devo pensare un attimo perché non saprei, insomma, io leggo non di tuttissimo, cioè non sono proprio onnivoro in realtà. Ho dei libri che non mi piacciono, poi ci sono delle domande, mi pare, stando un po' a memoria che l'ho scritta, quindi libri totalmente fuori da una comfort zone che non hai nemmeno intenzione di andare a sperimentare. Quindi un libro che vada così fuori dalla mia comfort zone, tant'è che dite, mazza, c'è questo libro nella libreria, sapete che non saprei. Ecco, forse vi direi P.S. I Love You di Cecilia Hearn. E i libri di Cecilia Hearn, ecco, vi dico Cecilia Hearn. Allora, Cecilia Hearn io la scoprì al tempo di P.S. I Love You, che penso sia fosse il suo primo, anzi ne so praticamente certo che fosse il suo primo libro, che sia stato il suo primo libro, in un'intervista, e in questa intervista mi ha fatto grande simpatia, perché era una ragazza molto semplice, molto alla mano, per quanto figlia di un premier irlandese, se non sbaglio, una ragazza molto alla mano, e raccontava di questa storia, dell'esigenza che la spinse a scrivere P.S. I Love You. E quindi ho detto, proviamo a leggere P.S. I Love You, per quanto non fosse nella mia comfort zone, i romance non sono mai stati il mio focus letterario, no? Lessi P.S. I Love You e mi piacque da morire, io ho pianto su quel libro tantissimo, è un libro che mi ricordo ancora, ho visto il film ma non mi è piaciuto perché lo trovo molto banale, molto stupido rispetto a un libro che invece era molto bello, era
un romance, ma in realtà era, c'era dentro di tutto, perché c'era la commedia, c'era il dramma, era un libro, forse è più un drammatico travestito da romance con venature comedy, ecco, questo se vogliamo un po' iscriverlo in un discorso un pochino più ampio, quindi direi quello. Poi Cecilia Verne, ho letto sempre tanto di lei, perché le trame erano estremamente intelligenti ed estremamente incuriosenti, no? Posto chiamato qui, dove si immaginava un mondo dove tutte le cose che sparivano e che scomparivano andassero poi a finire, quindi i famosi calzini spaiati, piuttosto che tutti le cose che si perdono nella vita, gli orologi, gli occhiali, gli ombrelli, insomma tutto finiva in questo paese chiamato qui, fin tanto che anche la protagonista si perde e si trova in quel posto. Quindi trama molto bella, ma non mi ha fatto impazzire, con tutta la produzione, intanto poi questa siamo per... aspettate un secondo, metto un po' già siete in una posizione abbastanza, vabbè, quindi non mi hanno fatto impazzire poi tutti gli altri suoi libri. Avevo letto anche Scrivimi Ancora, che era un romanzo epistolare scritto però all'epoca del all'epoca nostra, quindi insomma si parlava di SMS di all'epoca, perché è un libro di 20 anni fa, tipo 15 anni fa, quindi SMS, mail, bigliettini, via dicendo. Ecco, un'autrice lei, sì, di cui poi ho letto, come ho detto, tanto, ma non mi è piaciuto nulla a parte PS Love You, per quanto poi gli altri carini, ma un po' forse noiosi, un po' forse, non lo so, evitabili nella mia, per quanto riguarda la mia. Poi ho smesso di comprare Cecilia Verne perché ho detto vabbè basta, scrivi trame che mi intrippano un sacco, ma non qui c'è un autobus e quindi io non passerò mai più, qua c'è la roccia, bene, qua suona, aspettate, faccio passare il gigantesco amico e ce ne andiamo avanti a parlare, bene. Peraltro notavo che già i miei video durano sempre una media di tanto. In macchina ancora di più, perché non ho la percezione, non vedo il cronometrino lì. Facciamo a stringhe. Quindi, Cecilia Verne. Poi, Bababam 5. Come organizzi la tua libreria? Non la organizzo. Allora, a parte che non ho una libreria, nel senso che io ho i libri sparsi per casa, mensola in cucina, come vi dicevo. Poi ho la mia in camera da letto, ho questa mensola di marmo molto lunga, sulla quale ho tutti i libri buttati, accatastati e tutto quanto, e poi ne ho un'altra sempre in camera in cima sopra una porta, quindi abbastanza irraggiungibile, dove ecco l'unica mensola che ha un minimo di traiettoria è anche i cassetti sotto al letto, i cassettoni, ho dei libri lì, poi ho libri ovunque, ho ancora libri a casa dei miei, nella soffitta dei miei, nella mia vecchia libreria, ho libri sparsi ovunque, in realtà non ho un ordine. L'unica vagamente è la mensola sopra la porta in camera, dove metto i libri letti, quando devo fare un po' di spazio per quelli nuovi li butto là sopra, tanto so che non ci arrivo più, tanto li ho letti e va bene così. L'unica traiettoria che ho è fondamentalmente gli ultimi libri che compro tendo a metterli nella parte destra della libreria, perché è quella più accessibile, più comoda, libreria tra virgolette, la mia mensola, perché è quella un pochino più comoda. E nel frattempo ho digerito il nulla, non faccio mai colazione, quindi non so come sto digerendo la cena di ieri sera. Molto bene, tra l'altro ieri sera ho fatto un risotto con una crema di fagioli con le zucchine per far mangiare i legumi a brisede, invece ho scoperto una ricetta buonissima, che però digerisci il giorno dopo evidentemente. Quindi ecco, i libri nuovi che arrivano li metto lì, tanto anche gli ultimi libri che ho letto li appoggio fondamentalmente e li metto tutti uno in cima all'altro, accatastati. Poi ogni tanto quando c'è qualche copertina carina o che parla del momento di vita, del periodo, quindi non so, adesso per esempio ho iniziato a girarle insomma verso l'esterno, così non vedi solo la costa ma vedi proprio la copertine autunnali, copertine natalizie, quando sarà, ecco, ma non c'è un ordine in realtà definito. Poi un libro che ti vergogni di non aver ancora letto, vergogna per, rispetto a quale per, un libro che potrei dire It, nel senso potrei dire Il Conte di Montecristo, che non leggerò mai perché so già che non leggerò mai, per mole e per fatto che sia un classico. Vedrò probabilmente il film, ecco, su certi libri no, perché poi non è il mio genere, soprattutto poi 1200 pagine, sti cazzi. Ecco, Il Conte di Montecristo fosse stato più corto, 300-400 pagine, probabilmente l'avrei letto.
essendo così lungo, a me, sapete, non piacciono, o comunque non lo so, i libri troppo lunghi secondo me sono esercizi di stile a un certo punto, non sempre con tutte le dovute, roba arrabbiate per quello che ho detto, ma in generale quei libroni che ho letto, ce ne sono pochi che dico, sì cazzo, ci stava davvero tutto questo popò di pagine per raccontare questa storia. Tutte le altre volte erano sfoltibilissimi, ecco, e quindi a un certo punto ci metti pure il classico. Quindi non lo so, cosa vi dico? Vi dico It, sì, stiamo parlando dei King, facciamo It, per dirne uno, poi ce ne sono altri. Arrivo, raga. Poi abbiamo la 7, un libro che ti sarebbe dovuto piacere, ma che in realtà non ti è piaciuto. Dunque, un libro che mi sarebbe dovuto piacere ma non mi è piaciuto, allora potrei dire La nave, non mi ricordo mai il titolo di quel libro, S, ricordate quel libro S, quel libro gigantesco con all'interno tutti i vari cartoncini, tovaglioli, scritte laterali di questo metalibro di questi due ragazzi che lo stavano studiando. Io ve lo sto descrivendo molto male, se avete capito vincerete un premio prestigioso. Non mi ricordo come si chiama quel titolo. S, la nave di qualcosa, o il veliero, il viaggio del veliero, una roba del genere. Quello, perché tutti i libri strani, oppure, però non, l'ho abbandonato in realtà quel libro lì. Un altro che invece non mi è piaciuto, mi ha un po' stufato, un po' annoiato, era... Porca miseria, non mi ricordo il titolo manco di quello. Era strafamoso. Illumine, eccolo lì. Illumine, che è stato un regalo di Natale di Mel, bellissimo, che ho apprezzato un sacco, perché era il libro del momento. Quando l'ho ricevuto, gliel'ho detto, dico, Mel, tu sei una matta furiosa, e l'ho amato quel regalo. Il libro in sé non mi è piaciuto, o comunque non era un brutto libro, però l'ho trovato un po' noioso in certi passaggi. Infatti poi non... avevo recuperato in un Mercatopoli il terzo, che era Ossidio, perché costava poco, dico, ti vai che un giorno mi va di andare avanti con, ma non mi è piaciuto, ecco, quindi forse direi quei due qua, cioè forse, lo dico, lo sto dicendo. 8, l'ultimo libro che ho abbandonato, allora, è questo qua che vi stavo dicendo prima, è Dannate ragazze, libro che mi ha rotto le palle, è un libro che ho skimmato in realtà più che abbandonato, ma che comunque non mi è piaciuto, per quanto penso che sia un libro potenzialmente bellissimo a chi piace quel libro. È il classico romanzo che divide, quindi o ti piace e quindi dici bellissimo, cioè ti ci chiudi dentro, oppure dici no, ti respinge, perché ha uno stile molto particolare, molto articolato nel raccontare vari piani emotivi, vari piani anche di vicende. È un drammatico con un filone thriller, c'è un colpo di scena finale, la storia si chiude in una maniera molto giusta secondo me, perché ripeto, l'ho schimmata, ma lo stile non mi è piaciuto, l'ho trovato molto pretenzioso e molto, o comunque pretenzioso, uno stile molto elegante, molto ricercato, ecco, mettiamolo così, lucido, crudo, affilato e ricercato, ma non mi è arrivato fondamentalmente. Quindi a chi piace, cioè, ripeto, questo è il classico libro o 5 stellette o una stelletta, insomma, ecco, non c'è la via di mezzo secondo me, quindi dico questo. Questa qua non mi ricordo la... ho scritto... Ah no, ho scritto no read, dico, cosa avrò voluto dire? Un libro che non vorresti mai leggere, diciamo un ambiente letterario nel quale non vuoi entrare, era abbastanza ampia la domanda. Quindi come generi, vabbè, lo sapete bene, a me non piacciono i classici, proprio per lo stile con cui sono stati scritti. Adoro le... come si chiamano? Le... sono le 9:30 della mattina, quindi sono... devo ancora iniziare a digerire la cena di ieri sera, quindi... capite la mia, dunque, ecco, mi piacciono le non mi viene la parola, è inutile che ci sto a girare intorno, quando dal libro traggono il film, la cinematografica trasposizione, eccola qua, la trasposizione, mi piace molto l'attorialità che racconta la classicità letteraria. Non mi piace leggerli, mi annoia da morire qua, chiedo scusa a Mel e a tutti voi appassionati di classici, ma non ce la faccio, mi annoia, li trovo dialoghi
totalmente avulsi da qualsiasi cosa, io supero il pullman, ciao pullman, buona giornata, ciao. Li trovo noiosi, ecco, come dialoghi, li trovo quasi fastidiosi, no? Ridondanti, mi rendo conto che era lo stile dell'epoca, ripeto, ma rispetto al mio gusto non ci siamo. E quindi i classici, dopodiché non mi piacciono, non sono un grande fan delle biografie, a parte le biografie, so, per esempio ho una biografia di Billie Holiday che dovrei leggere da una vita, quella di Amy Winehouse, piuttosto che, ecco, di quelle persone e di quei personaggi che mi piacciono, che mi sono vicini a livello musicale o su qualsiasi altro ambito, generalmente musicale, perché non... Per quanto anche coi cantanti non vado mai a impicciarmi, tra l'altro esce a Natale il film di Whitney Houston, ecco, quello che ho visto, il mio idolo assoluto da sempre, quindi ecco, non mi impiccio mai troppo della vita delle persone in generale, ma meno che mai di quelle famose, gossip, queste robe qua, non me ne frega niente, però se c'è una biografia di un personaggio, e nello specifico un cantante, perché sono quelli che mi si avvicinano di più e che mi sono stati vicini in modo particolare nel mio percorso di vita, allora mi affascina l'idea di poter leggere qualcosa scritto da loro e che loro hanno voglia di condividere, non a livello di estorsione, curiosità e via dicendo. Con gli attori non creo questo rapporto, nel senso, vedo il film e finisce un po' lì, ecco, non ho questa qua. Invece il cantante sarà che ti accompagna per più tempo, ti sta più vicino. Stessa cosa con gli scrittori, non ho questa grande... Leggo, sono appassionato del libro, ecco, non tanto dello scrittore in sé, quindi forse, ecco, in generale dico le biografie, ecco, un altro settore nel quale non mi ci rivedo. Poi non mi piace, non mi affascina, non mi chiama il noir, per quanto non l'abbia mai realmente letto, però a sensazione, la fantascienza, preferisco il fantasy o il distopico, ecco, ormai sono un po' tutti ibridi, però ecco, rispetto alla generalità delle tematiche che si possono andare a leggere, queste sono le mie risposte. Ultima domanda, poi c'è il tag, il tag lo do ovviamente ad Alice, come abbiamo detto, e poi a chiunque lo voglia fare, evidentemente. La prossima lettura non lo so, nel senso che non ho una TBR, quindi non ho... Tu sei un grande, amico mio, tu sei veramente un grande. Adesso, ragazzi, aspettate che devo chiudere gli specchietti. La genialità delle... Io poi rispetto... Fate un lavoro molto complicato e molto duro, e io tutte le persone che fanno lavori duri li rispetto a prescindere. Rispetto a tutte le persone, dico. Ma il genio di mettere un camion della Monnezza in mezzo alla strada, cacchio, già qua sono strade che sono... È una corsia che spacciano per due, ma è una corsia, sono stradine di montagna, quindi ovviamente non è che sia camion in mezzo. Beh, quindi non ho una TBR, non ho una... lista di letture, anche quello che sto leggendo adesso è nato a caso, no? A parte che io sto cercando di leggere Il sapore dei semi di mela da credo un mese e mezzo, poi una volta l'ho passato mia suocera, una volta me l'ero portato, ma poi ne ho iniziato un altro, poi stavo per iniziare questo, dico no, però allora inizio là. Quindi quello lo riesco a leggere, quindi vi direi il sapore dei semi di mela, ma perché è praticamente tecnicamente iniziato, ma avevo già fatto la foto su Instagram, l'avevo già messo in lettura tra i libri in lettura di Goodreads e tutto il resto a venire, una cioppa. Continua, non so per quale motivo, ma niente, schippa. Quindi vi direi quello, ma non sarà la prossima lettura, o comunque non definitivamente, insomma, perché le letture le scelgo a sensazione, a sentimento. Mi metto davanti alla libreria e dico, vediamo un po' cosa mi viene fuori, e rispetto poi a quello vado poi a scegliere, quindi rispetto alla suggestione del momento, rispetto a quello che è la sensazione del momento. Quindi non ho quel libro che vi posso dire sarà quello prossimo. Bene, ragazzi, come sempre grazie per la compagnia, siamo quasi arrivati a Bellagio insieme, quindi viaggiare insieme è molto più divertente. Questo video lo metterò probabilmente tra un pochino, nel senso che quando risiedere al mare avevo registrato un po' di video, adesso in questi giorni vi metto la parte 2 del, che voi quando vedrete questo video già l'avrete vista, dove vi affascina l'idea di farlo, del wrap up, poi ho un book haul, un video spesa, così fatto a caso, ero disperato, mancava mia figlia, e quindi insomma questo arriverà prima o poi, nell'attesa del nostro tic tac tag
dedicato al Jack Daniels, vero Alice, e nel frattempo andate da Alice, salutate Alice, amate Alice, io me ne vado. Vi ringrazio ancora per la compagnia. Come sempre qua è tutta una curva unica in questo tratto, quindi quando stopperò il video si ferma tutto, insomma non succederà più niente. Ragazzi, intanto state bene, questo è quello che vi devo dire. Poi vediamo cosa succede. Ancora buon settembre, anche se voi quello vedrete ottobre, tutto perché devo... Oh, il giro, aspetta che mi sto... Ciao ragazzi!